Sono con il senatore Francesco Aracri di Forza Italia. Sappiamo che tanti partiti sono in crisi, la sinistra sta perennemente in crisi, però va sempre a galla col suo, diciamo, capo di Stato, che non vogliamo usare aggettivi, già i giornali ne usano tanti, noi non vogliamo neanche nominarlo. Forza Italia c'ha pure qualche crisetta, poi abbiamo Salvini, abbiamo Berlusconi, abbiamo i vecchi pretendenti Fitto, Totti, che volevano in qualche modo lo scelto, no? Cioè volevano il posto di Berlusconi. Prima c'era Casini, Fitto. Cosa sta succedendo? Ecco, tutti questi passaggi di timone, però Berlusconi rimane sempre lì. Non va via e dice no, sono sempre io il capo di Forza Italia. Però diciamo qualche cosa manca insomma nella coalizione come partito. È una cosa semplice, nel senso che un'epoca è finita, vale per il centro-sinistra e vale per il centro-destra. Il centro-destra deve ricostruire alla luce di tutto quello che è avvenuto e quindi deve ricreare un collegamento, aumentare il collegamento con quelle che sono le territori, categorie, per portare avanti quelle che sono le sue battaglie tradizionali, che significa aiuto ai ceti meno avvantaggiati, partendo dagli anziani, diminuzione delle tasse su imprese e famiglia, una politica che vada a contenere questa immigrazione selvaggia. Anche perché gli altri ne parlano, noi in una serie di interventi li abbiamo fatti, gli italiani ricorderanno che noi per un anno e mezzo, facendo gli accordi con gli stati dell'Africa del Nord, abbiamo evitato queste invasioni di stranieri e i conseguenti morti. E l'abbiamo fatto non scatenando guerre, ma portando là le nostre imprese. Però poi è successo inevitabile, cioè Gheddafi a un certo punto è morto. Non vogliamo fare dietrologie perché non si sa. Americani, inglesi, francesi e tedeschi a un certo punto che non volevano che l'Italia penetrasse nell'America e nell'Africa del Nord, hanno deciso che Gheddafi era un dittatore. Gheddafi, gli italiani ricorderanno che in quel momento era più che altro un fenomeno macchiettistico, peraltro quando venne a Roma ricorderete che piantò le tende, mi pare, a Villa Pamphili, ma io preferisco un Gheddafi con le tende a Villa Pamphili, almeno in quei giorni, in quelle notti non giravano prostituti e spacciatori, piuttosto, voglio dire, che il disastro organizzato che questo governo e questo comune ci hanno nel frattempo regalato. Anziani, noi per la prima volta nella storia repubblicana a 1.600.000 anziani abbiamo alzato la pensione sociale, portando la pensione quella più bassa, portando a 516 euro. Tassazione, noi abbiamo portato da 36 a 33% la tassazione sulle imprese, oggi siamo oltre il 43%, in busta paga la tassazione supera il 48%. Risparmio degli italiani. Noi non abbiamo tassato in maniera selvaggia, solamente negli ultimi 3 anni la tassazione sui risparmi degli italiani è aumentata del 130%. Non esiste la politica, esistono politiche diverse e politici diversi. Adesso Renzi, che ha tassato tutto il tassabile, recentemente anche i pallets e i condizionatori, dice, a seconda del pubblico che ha davanti, che vuole togliere le tasse. Staremo a vedere, nel frattempo la BCE gli ha smontato il castello di carta da lui costruito ed è notizia di ieri, la tassazione e la pressione fiscale è aumentata dello 0,7%. Ci sono tutte le riforme già in calendario, tra le quali diciamo, che riguarda il Senato. Cosa c'è? Insomma, tu che sei il Senato sai le cose di prima mano, ecco, cosa succede? La riforma, questa è come tutte le cose di Renzi, una finta riforma, nel senso che noi proponemmo nel 2006-2007 una riforma del sistema macchina dello Stato, con me che prevedeva meno deputati, meno senatori, eletti dagli italiani, prevedeva un Presidente del Consiglio eletto dagli italiani, prevedeva un Presidente della Repubblica eletto dagli italiani. È una precisa distinzione dei poteri fra Camera e Senato. Se contro quella riforma si scatenò l'allora PD, lo stesso Mattarella, Renzi eccetera, dicendo che era una cosa liberticida, non si poteva fare. Si fece il referendum, noi perdemmo il referendum. Se quel referendum invece fosse passato, noi oggi, che siamo nel 2015, noi già dal 2006-2007 avremmo avuto una macchina dello Stato più asciutta, meno costosa, più efficace e più incisiva. Oggi ci si propone un Senato dove è la copia sbiadita della conferenza Stato-Regioni, una sorta di dopolavoro dei consiglieri regionali, con compiti indefiniti, quindi aumenterà il caos del contenzioso fra lo Stato e le Regioni. In più, la vicenda del Senato è strettamente collegata
alla riforma elettorale dove questo signore vuole il premio di maggioranza solo al partito, il che significa che uno che dove il ballottaggio dipende il 25-28% si prende il 55% di tutti i deputati e quindi si elegge Corte Costituzionale, Authority, CSM, neanche il duce dell'epoca d'oro aveva il potere che aveva, che tenta di avere questo signore. E peraltro queste riforme, come pure la finta riforma delle province che non sono state abolite, sono state declassate, la Corte dei Conti ha scritto e testimoniato che in questo modo costeranno di più del vecchio sistema delle province, ma finta riforma delle province, finta riforma costituzionale, finta legge elettorale ha un filo conduttore. Il filo conduttore è quello che vede e prevede che i cittadini non possano votare e non possano eleggersi i propri rappresentanti. Se a questo ci metti quanto Renzi ha fatto in materia finanziaria, penso al smantellamento del sistema delle casse popolari per consentire ai grandi gruppi finanziari di entrare in questo sistema per andare a gestire il 38% del risparmio degli italiani e quindi controllare pezzi della nostra economia. In sostanza, e chiudo, la sinistra che noi abbiamo letto sui libri di scuola, quella che difendeva i poveri, le borgate, non esiste più. Oggi la sinistra è una sinistra bancaria, finanziaria e che sta nei salotti belli. Chissà se mai esiste anche prima, ecco. Perché già rifiutava prima quell'ideologia politica, adesso che è sociale. C'è ragione, insomma, che dopo più di ragioni veniva rifiutata da tante persone. Una, lei e tu sei senatore di Roma, sì, da Roma. Certo. Qui vivi a Roma. Certo. Si dice che a Roma è diventato un caos con un sindaco del PD. Ma veramente. Ecco, da romano, tenendoti diciamo alle vesti del personaggio politico, da romano, abitante di Roma. Io registro una cosa molto semplice. La popolazione di Roma da 2 anni a questa parte è più o meno quella che era 2 anni fa, però vedo che da 2 anni a questa parte, per esempio Mondezza, Roma è diventata sporchissima, c'è il delirio per quanto riguarda il settore della nettezza urbana, prima non c'era, pur essendoci gli stessi cittadini e la stessa azienda. Il trasporto pubblico è assolutamente esploso, Marino ha dichiarato guerra a tutti i 24.000 dipendenti comunali. Insieme a Zingaretti, presidente della regione, hanno portato le tasse comunali e Zingaretti regionali al massimo storico, in buona compagnia di Napoli e di Milano, guarda caso anch'esse governato dal centro-sinistra. L'osservatorio che misura il livello dei servizi delle varie città ha collocato Roma sostanzialmente fra gli ultimi posti. Questi sono i fatti, poi voglio dire, le chiacchiere stanno a zero. Le vicende che hanno riguardato Roma, mi riferisco a Buzio Devine, hanno portato in emersione un sistema inventato e controllato 20 anni fa dalle cooperative rosse che hanno finanziato, pagato e assunto tutto il sistema, tutta la rete del Partito Democratico. Leggevo ieri che giustamente i magistrati dicevano ma gli affidamenti diretti dei lavori spesso celano il malaffare e vanno contenuti. Registro sempre per la serie che i numeri sono indiscutibili che durante la giunta Alemanno si procedette ad un ridimensionamento dell'affidamento diretto dei lavori e si arrivò al 36%, con Marino siamo tornati a quasi il 78% e Renzi, allora sindaco di Firenze, faceva affidamenti diretti nella misura quasi del l'88%. Per cui dice Marino che lui vuole governare fino al 24. Penso che i romani possano meritare di meglio. Per cui ci sarà una battaglia bella forte quando ci saranno le prossime elezioni. Se ricordassero i romani però di andare a votare, perché si può discutere di tutto, ma mi hanno insegnato che nella vita, nella professione e nella politica gli assenti hanno sempre torto. Giusto. Va bene, ringrazio il senatore e ciao, grazie a voi. Intervista.